I ragazzi di Zauli si schierano con Saro in porta, Gianneschi, Matteucci, Canestrelli e Donati in difesa, Bellardinelli per Rete Ricci a centrocampo, Montaperto, Said Jakupovic in avanti, la Roma invece. Alberto De Rossi continua a stare seduto e osserva in panchina per poi alzarsi dall'indicazione suoi. Nel frattempo qui Zamarion rischia tantissimo sulla pressione dei giocatori dell'Empoli, non è finita la manovra, la conclusione violenta, è un gol clamoroso, il gol dell'Empoli che passa in vantaggio. Bellardinelli 1-0. Stop, controllo e bolide che infila Zamarion, avanti l'Empoli, ma che gol, quello di Bellardinelli, 1-0. Pallone dentro l'area, esce bene però il retroguardia della Roma, contropiede, poi attenzione a questa conclusione per il raddoppio dell'Empoli, dopo 15 minuti il gol è di Perretta. Uno, due clamoroso dell'Empoli nel giro di due minuti. Si resta lì. Cross in area di rigore, il colpo di testa di Cangiano, la riapre la Roma al 27esimo minuto. Roma 1, Empoli 2, Cangiano. Gianneschi dentro per Jakupovic, conclusione violenta, mancino poderoso, 3-1 Empoli. Jakupovic. Gol meritato per Jakupovic. Gianneschi direttamente in aria, la controlla bene Jakupovic, controllo e girata sul primo palo, infilato Zamarion, il gol dell'Empoli, il gol di Jakupovic, 3-1. Bosanai, occasione Empoli, magari chiude in avanti l'Empoli, Bosanai. Tocca alle spalle per Jakupovic, poker dell'Empoli, gol di Jakupovic, doppietta personale e si chiude qui Roma-Empoli 4-1 per i toscani, primo successo in campionato per la squadra di Lamberto Zauli. Vittoria assolutamente meritata per l'Empoli, Roma ancora male, Roma che ha bisogno di una pronta reazione, vince l'Empoli 4-1 in casa della Roma, i gol di Bellardinelli, Perretta e Jakupovic che ha fatto doppietta per i giallorossi.